Bentrovati al TG Med LIS, il telegiornale nella lingua italiana dei segni. La polizia di Agrigento ha fermato un nigeriano di 25 anni che si trovava nel centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. È accusato di far parte di un'organizzazione criminale che gestiva la tratta di migranti tra la Libia e la Sicilia, di sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento di immigrazione clandestina. Sarebbe poi responsabile di torture e sevizie ai migranti che aspettavano di partire. È una barca a vela con due russi come equipaggio, con a bordo 30 migranti pronti a sbarcare nelle coste di Siracusa, è stata bloccata da una motovedetta della Guardia di Finanza. L'imbarcazione è stata accompagnata nel porto di Augusta per i controlli e le operazioni di sbarco. 8 arresti a Patti in provincia di Messina. L'accusa è di rapine violente in ville isolate nel messinese e nel palermitano. Ha tentato di uccidere la madre con colpi di coltello alle spalle e martellate dopo una lite nella cucina della loro casa a Catania. Arrestato un 31enne dopo un inseguimento sui tetti. La donna è ricoverata in prognosi riservata. All'aggressione ha assistito anche il padre, che ha tentato di bloccare il figlio insieme ad un vicino di casa intervenuto dopo aver sentito le urla delle vittime. Erano andati a Cefalù per trascorrere una giornata al mare, portandosi dietro 9 banconote da 50 euro false. I carabinieri hanno arrestato 3 palermitani, avevano pagato il conto di una rosticceria ma sono stati seguiti dai carabinieri, che hanno poi scoperto altre 8 banconote false. Per i 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Hanno portato via 40.000 euro in contanti e la pistola d'ordinanza della guardia giurata, che viaggiava su un'auto portavalori fermata da 3 malviventi con il volto coperto e armati. È accaduto sulla strada che collega Canicattì a Naro, in provincia di Agrigento. Era un senza tetto romeno di 35 anni il ciclista morto domenica notte a Vittoria in un incidente stradale che ha coinvolto 2 automobili mentre percorreva contromano la strada statale. Secondo le prime ricostruzioni, la bici è stata evitata da una prima auto, travolta da una seconda che lo ha fatto cadere e investito da una terza. Si attende l'autopsia, aperta un'inchiesta al momento senza indagati. Sono accusati di essersi appropriati di circa 130.000 euro provenienti dalle deleghe sindacali, cioè dai soldi delle tessere. Per questo motivo 3 dirigenti del sindacato SIAD sono stati citati a giudizio. L'avviso della citazione è stato pubblicato dalla Regione sul proprio sito ufficiale, insieme all'elenco degli iscritti che potrebbero ritenersi coinvolti nella vicenda, circa un migliaio di persone. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.